Gesù ti ha amato fino alla fine. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Iniziamo oggi il primo dei tre giorni non solo più importanti dell'anno liturgico, ma della storia. Giorni in cui Gesù, il Figlio di Dio, Gesù Cristo, il nostro Signore, ha offerto se stesso per noi. È morto ed è risorto. Oggi vediamo l'ultima cena dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 13, 1-15. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? E rispose Gesù: quello che io faccio, tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore? E dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Amen. Carissimi, innanzitutto vorrei dire che questo brano e questa tematica che oggi affrontiamo, ascoltiamo e viviamo, l'ho già trattata nel nostro seminario online, che potete ascoltare e vedere iscrivendovi sul nostro sito web, dove ho spiegato innanzitutto il verbo agapao, un verbo straordinario con il quale gli evangelisti, e qui Giovanni, descrive l'amore di Gesù. Non è eros, non è filia, è un amore che si dona liberamente, che si offre gratuitamente per riempire l'altra persona. Giovanni dice che Gesù, dopo aver amato i suoi nel mondo, li amò sino alla fine. È un amore immenso, grandioso, meraviglioso. In Giovanni, al capitolo 13, in questo episodio dell'ultima cena, non troviamo l'istituzione dell'Eucarestia. Contenuta invece nel capitolo 6, dopo la moltiplicazione dei pani, dove Gesù dice: io sono il pane di vita eterna, chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Ma Giovanni preferisce invece mettere un gesto compiuto da Gesù di cui gli altri evangelisti sinottici, Matteo, Marco e Luca, non ne parlano. Giovanni, il discepolo amato, che scrive questo Vangelo, invece è stato toccato dall'amore di Gesù, da questo gesto inaspettato, sorprendente, un gesto che ha stravolto non solo quella serata, ma in questo gesto noi vediamo il suo morire sulla croce per noi, perché lavare i piedi era tipico del servo, il servo del padrone, il cui padrone tornava a casa con i piedi chiaramente sporchi,
che aveva bisogno di essere lavato dopo una giornata di lavoro. Il servo, prima del cibo e quindi del pasto del padrone, si chinava, prendeva un catino e lavava i piedi. Gesù ha compiuto questo gesto come capotavola, come capofamiglia, come maestro. È una cosa che i discepoli non hanno capito. Era incomprensibile, era un gesto folle. Dio ci ama in un modo folle, cari amici. Non è l'amore umano, l'amore con cui ci amiamo e dopo 5 minuti già litighiamo. L'amore di Dio rimane per sempre. Gesù compie quel gesto in cui non si allontana a causa delle tue mancanze, dei tuoi peccati, delle tue cadute, delle tue fragilità, di tutte le tue debolezze. Lui non si allontana, anzi viene incontro a te, si china e ti lava, ti purifica. Oggi dobbiamo lasciarci lavare i piedi da Gesù, che è Dio. Pensa, che meraviglia, Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, ha mandato il suo figlio per lavarti i piedi, per darti qualcosa di nuovo, per creare cose nuove nella tua vita. Accogli oggi questo amore, accogli oggi questa grandissima profondità dell'agape di Dio. E insieme a me ti invito a dirgli grazie, Signore Gesù. Grazie perché tu mi hai amato fino alla fine. Grazie perché tu non sei indietreggiato di fronte alle mie mancanze. Grazie perché tu mi ami così come sono e perché tu vuoi che io sia migliore, più bello, più pulito. Ho bisogno di te, Gesù. In questi giorni pasquali, fammi sperimentare il tuo amore concreto. Fammi sperimentare l'amore di Dio Padre per me, perché ne ho bisogno, perché mi sento ferito, mi sento incapace di amare. Vieni, Gesù. E il tuo Spirito Santo mi guidi a fare questa nuova esperienza del tuo amore. A te l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, allora lasciamoci amare da Gesù. E lo slogan di oggi è questo: Gesù ti ha amato fino alla fine. Continua anche oggi ad amarti e ad avvolgerti con il suo manto di misericordia. Per approfondimenti seguite il mio seminario online Triduo Pasquale, il link sul nostro sito web. Vi ringrazio per avermi accolto, che Dio vi benedica in questo Triduo. A domani. Ciao. Vieni in me, fai scorrere l'acqua del tuo amore dentro di me. Vieni in me, Gesù, vieni in me, risanami e guarisci, vieni in me, guariscimi, 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 per le tue piaghe, guariscimi. Guariscimi, guariscimi.